Questo annuncio va a tutti quegli idioti, senza empatia, che ultimamente scrivono post di godimento per l'attentato contro la Russia. Nei loro piccoli cervelli non calcolano le conseguenze che potranno derivare. Cittadini, amici, e compatrioti in genere, oggi ci troviamo di fronte a un momento di riflessione e di profonda preoccupazione. In seguito all'attentato devastante che ha colpito la Russia, come detto c'è chi gioisce, chi celebra la tragedia come se fosse una giusta punizione per il cattivo Putin e il suo governo di guerrafondai. Ma mi chiedo, quanto profondo deve essere l'abisso della nostra ignoranza e della nostra cecità morale per festeggiare la sofferenza e la morte? Il primo idiota senza cervello che scrive che sono un putiniano lo bloccherò senza se e senza ma. Questo perché non si tratta di difendere Putin o la politica russa, ma di riconoscere che dietro ogni attacco terroristico c'è una spirale di violenza che minaccia di inghiottirci tutti. Non ci sono giustificazioni per l'orrore, non esiste alcun merito nell'uccidere e nel seminare il terrore. Coloro che gioiscono per la tragedia russa dimostrano una mancanza di empatia, un'incapacità di comprendere le conseguenze di tali atti. Non comprendono che l'odio genera solo più odio, e che la potenziale vendetta che deriverà da tutto ciò non porterà che a un ciclo infinito di distruzione. Ma c'è di più dietro questa tragica vicenda. Putin, con il suo acume politico, non resterà certo a guardare mentre il suo paese viene attaccato. Se c'è anche solo il sospetto che l'Ucraina abbia avuto un ruolo in questo attacco, possiamo aspettarci una risposta feroce. E ciò non porterà che a un'escalation di tensioni, a un aumento delle sofferenze e delle perdite umane. Putin e Zelensky non sono solo figure politiche distanti, sono leader che rappresentano milioni di persone, persone che rischiano di essere coinvolte in un conflitto sempre più pericoloso. Quindi vi invito a riflettere, a guardare oltre le emozioni del momento e a considerare le conseguenze a lungo termine delle nostre azioni e delle nostre parole. La gioia per la sofferenza altrui non fa che avvelenare il nostro spirito e alimentare il ciclo di violenza che ci circonda. È solo attraverso la comprensione, la compassione e la ricerca di soluzioni pacifiche che possiamo sperare di porre fine a questa follia. Detto ciò, vi invito ad aprire un po' il cervello perché molti di voi ancora non hanno minimamente capito in cosa stiamo andando incontro.